Anche tu odi da morire quando vieni trattato come un piccolo pinguino gommoso di frutta. Questo è il video che stavi aspettando, il video che ti trasformerà, ti inizierà a trasformare da bravo ragazzo, cazzo, da pasta in bianco, che serve solo quando hai la diarrea, a porca puttana, una fottuta carbonara, cioè una persona che ha carattere, personalità, un bad boy, chiamala come vuoi, cioè come iniziare a smetterla di essere un bravo ragazzo per passare da un qualcosa di più costruttivo. Perché se sei stanco di essere trattato come un orsetto gommoso, carino, coccoloso, un piccolo furbino, pelosetto, lo mette sul comodino e tanto sa che c'è, è sempre lì, no? È sempre disponibile. Per questo poi non crei attrazione. Se sei stufo di essere trattato come l'amico bravo, quello con cui parlare, no? Però lui è simpatico, no? Però lui sa, no? Sai, di Giulio, di Francesco, di Steve, no? Posso contare, è proprio un bravo amico, un bravo ragazzo. Ho capito, sti cazzi. Io voglio metterti la lingua in bocca, però. Io voglio venire a letto con te. Io voglio qualcosa in più. Ma quel qualcosa in più non è colpa sua se non lo vede in te. È colpa tua che non sei riuscito e non stai riuscendo a trasmettere quel potere, quella forza che serve poi per farla eccitare, farla attrarre. Perché è questo che funziona. In questo momento ti sei comportato solo come un amico. Qua serve imporre, impostare un gioco diverso per capire, farle capire che tu sei anche Terminator 2, oltre a essere un piccolo Blues Brother, piccolino, giocoso e simpatichello. Primo punto per smetterla di essere un bravo ragazzo, imposta delle regole di buona condotta. Cosa deve fare lei per trattarti al giusto modo? Come deve parlare? Che atteggiamenti deve avere? Se tu non imposti delle regole nel corso della conversazione, nella conoscenza, la ragazza non saprà come trattarti e quindi cosa farà? Ti tratterà esattamente come sta trattando e ha trattato tutti gli altri uomini che chiaramente non l'hanno presa. Perché se lasci il potere a lei, le regole del gioco a lei, è normale che si imposterà come vuole lei e ti vedrà chiaramente per quello che avrai trasmesso. E chiaramente che se io sono una donna e tu, uomo, mi trasmetti un non gioco di nessuna regola, io ti tratterò esattamente come tutti gli altri e non vedrò in te quel qualcosa di speciale. Imposta un gioco con la ragazza che ti piace, imposta delle regole. Quali sono le regole per trattare con te? Quali sono? Quali sono le regole per trattare con Apple, cazzo? Voglio andare a vendere dei display ad Apple. Quali sono le regole che Apple impone per potersi sedere al tavolo, cazzo? Vuoi Vlahovic dalla Juve? Quali sono, cazzo, i termini, le impostazioni, le regole che vuoi affinché chiaramente io possa sedermi con te al tavolo? Quali sono le regole che vuoi in una ragazza? Quali sono le regole che lei deve rispettare per stare con te, per averti, per avere i tuoi atteggiamenti fighi, per avere i tuoi messaggi? Quali sono le regole? Io te ne dico un paio, quelle che sono giuste per me, quelle che sono giuste per i miei studenti, le persone che ci seguono e lavorano con noi in coaching. Un'impostazione di regola può essere il fatto che lei deve avere l'attenzione alta e tu non parli con ragazze che non hanno l'attenzione alta nei tuoi confronti. Perché sei importante, perché vuoi l'attenzione. Quindi punto 1, attenzione alta. Punto 2, risposte costruttive. Io esigo, voglio risposte costruttive. Non ce ne facciamo un cazzo di niente. Dei monosillabi, dei... ok, sì, no, boh. Cosa facciamo con questa roba? Non facciamo un cazzo di niente. Quindi io voglio una ragazza che sia attenta, con attenzione alta, che non sia monosillabica, quindi costruttiva nelle frasi di risposta. Una ragazza che si interessa a me, che mi ascolta. Questo voglio, queste sono le regole base, poi perché poi ce ne sono altre lungo il percorso, che la ragazza deve avere per parlare con me, per avermi, così deve essere. Quindi la prima regola è impostarti sotto questo profilo. Il bravo ragazzo, se ci fai caso, non fa mai niente di tutto ciò, mai, non fa mai nulla. Va bene tutto, mi tratti come una pezza da culo, va benissimo, non parli troppo, va benissimo, perché parlo io anche per te. Quanto può funzionare questa roba? Non funzionerà mai. Se tu fossi una ragazza, vorresti una persona così? Assolutamente no. Sii un fottuto T-1000, sii Arnold Schwarzenegger in Terminator 2. Quello che è giusto, non avere compassione per lei, non avere compassione. Con questo vuol dire non è che devi essere crudele, ma spesso e volentieri sei un bravo ragazzo perché ti fai troppi pensieri, troppe remore. Quante volte ho sentito
i primi studenti, no? Che magari iniziano una coaching. No, però se questa cosa forse la potrebbe infastidire, lo merita? Sì! Cazzo, diglielo! Diglielo! Devi dirglielo! Perché io poi pongo la stessa domanda, e la faccio anche a te, no? Dico allo studente, ma lei, quando si è comportata in un modo X, quando si deve comportare da stronza, si fa queste remore? Cioè, lei dice, cazzo, però Steve, poverino, è un bravo ragazzo, è un pochettino, sai, strano, però è bravo, lui alla fine, no, non glielo dico, no! Non se ne fanno di questi problemi, cazzo! Quindi devi smetterla di pensare agli altri, essere un po' più egoista e capire che se una persona sta sbagliando, glielo va devi dirglielo nel modo giusto, stronzo se vuoi, un po' aggressivo, ma lo merita. E se risponde male, tu hai sempre il pretesto, hai sempre la motivazione nel dire alla ragazza che guarda che ti sei comportata così, stai sbagliando, hai sbagliato. Per questo questa mia reazione. Quindi cosa vuoi? Vuoi un trattamento diverso? Ti comporti in un modo diverso. Quindi, punto 2, tu non puoi, non devi avere compassione. Quando serve, devi avere il cazzo duro da prenderlo e spaccare le vetrine. Punto 3, bravo ragazzo, è quello che non le dice quello che vuole. Non le dice quello che pensa. Il bravo ragazzo non dice quello che pensa una ragazza. Impara a dirle quello che ti pare. Impara a dirle realmente quello che tu pensi di lei, quello che pensi di una situazione, quello che pensi di un comportamento. Il bravo ragazzo è, diciamo, è quello meno bravo, che poi viene, insomma, ha molta più attrazione. È proprio questo. Cioè che il bravo ragazzo è sempre ben disposto, diplomatico, che non dice mai quello che effettivamente pensa. Se sei a un primo appuntamento e la ragazza non ti sta piacendo perché è sempre distratta, io non le dico questa cosa su di me. Se stiamo parlando, magari sto dicendo, no beh, lei mi ha chiesto un qualcosa, io le dico, però sta cosa, abbi pazienza, non rispondo. Lei, non sai perché? Perché ormai sono 20 minuti che sei col cellulare e sta cosa non è che mi piace. A sto punto prendo e o vado da un'altra, o chiamo un'altra, oppure mi mangio una pizza con un'amica o un amico, abbi pazienza. Quindi non parliamo di questo, parliamo di qualcos'altro, di cazzate, perché sono cose importanti. Questo dico questo. Questo è un modo di fare corretto. Questo è un modo di fare che ti fa capire, fa percepire alla ragazza che di fronte uno, cazzo, diverso rispetto agli altri. Ed è questo che viene attratta da lei, ed è questo che viene colpita. Hai quella luce negli occhi che non hanno gli altri, perché dici quello che pensi. Se la ragazza è in ritardo, devi dire quello che pensi. Se non ti piace una risposta, devi dire quello che pensi. Dire quello che si pensa non è da bravi ragazzi, non è da persone, chiaramente, non è da italiani, perché l'italiano medio è quello che è diplomatico sempre, perché noi piacciamo e perché siamo anche molto criticati, perché diciamo la verità. Devi imparare a dire la verità. La verità è scomoda, ma alla ragazza intelligente, le ragazze sono quasi tutte intelligenti, lo capiscono, fa piacere, capiscono e vedono in te quella luce che serve, perché dice, questo qua, cazzo, non fa quello che io dico, non è prevedibile come gli altri, cioè è diverso e soprattutto mi dice le cose in faccia, sai che c'è? Vado avanti! Devi imparare a dire di no. Imparare a dire di no significa avere rispetto per la propria persona, significa creare quelle emozioni che lei vuole. Lei vive di emozioni. Una ragazza si innamora di te perché tu sei stato in grado rispetto agli altri di farle provare la gioia, il dolore, la rabbia, la felicità, l'attrazione, l'eccitamento, il rimpianto, la gelosia, tantissime emozioni, tantissime sfumature. È questo che ti insegniamo nei corsi, a, diciamo, essere diversi, essere quel Walt Disney che lei vuole, porca puttana, non puoi essere come tutti gli altri. E sotto questo punto di vista devi imparare necessariamente, intanto mi è arrivata la notifica e la guarderò, devi necessariamente imparare a dire di no. Imparare a dire di no è essenziale, perché ti permette di essere, di entrare in un meccanismo diverso, in cui la ragazza, quando ti fa una richiesta, quando dice un qualcosa, quando ti parla, c'è quell'imprevedibilità del, appunto, sì oppure no, perché non hai problemi. Un uomo che dice no è 100.000 volte più attraente e curioso rispetto ad un uomo che ha solo e sempre sì, perché è facile, perché è accessibile, perché è un qualcosa che appunto possono avere tutte. L'uomo che dice no ha un valore intrinseco proprio perché ha la possibilità, quel valore, quella potenza anche mentale di appunto dire di no alla ragazza. Nonostante tu sei figa, io ti dico di no ad un qualcosa e mi assumo le responsabilità di questo no.
Questo attrae, questo ti fa diventare meno bravo ragazzo, più stronzo, più rispettoso verso la tua persona e molto più attraente agli occhi di tutte quante. Impara a farti dare sempre qualcosa in cambio. E come non essere più un bravo ragazzo? Impara a farti dare qualcosa in cambio. Impara a farti dare qualcosa in cambio. Impara a farti dare qualcosa in cambio, te lo ridico. Impara a farti dare qualcosa in cambio dalla ragazza. Tu dirai, ma che cosa? Quando? In che pretesto? In che occasione? Ovunque, qualunque cosa. Recentemente un ragazzo, un mio studente, ha avuto una discussione con questa ragazza che voleva sapere il suo lavoro. Lui lavora in un ambito particolare. Ad un certo punto abbiamo proprio detto, beh, questa è un'informazione che io do a poche ragazze, ho dato a pochissime ragazze. Te la voglio dire, però tu cosa mi dai in cambio? Questo dà modo alla ragazza di creare quell'effetto sfida, quell'effetto tensione che le fa guadagnare ogni singolo, ogni centimetro con voi. Il bravo ragazzo è uno che dà tela. Io la tela te la do, ma devi pagarmi la tela, perché sono una boutique che costa caro prezzo, non sei come gli altri. Paga questa tela, pagala. Tu qualcosa in cambio, tu cosa mi dai? Beh, ok, ti dico le tre cose che mi hanno colpito di te, però poi io voglio sapere un qualcosa di molto più potente, pesante. Quindi se sei disposta a dirmelo senza sapere cosa, io vado avanti. Boom, questa è una sfida, questo è quello che fa la persona che ci sa fare con le ragazze. Non è il bravo ragazzo, si discosta un pochettino. Io mi reputo un bravo ragazzo con le persone in generale nella vita, ma non sono un bravo ragazzo come intendi tu, il bambascione, il coglioncello. Non sono un bravo ragazzo di quel tipo. La ragazza, quando ti dice devi essere un bravo ragazzo, non vuole che tu sia un coglioncello, che la seconda in tutta, che non si migliora, che è sempre lì pronto ad ascoltarla, ad aiutarla, nonostante lei non dia niente in cambio. Fatti dare qualcosa in cambio, cazzo! Altro punto, pensa a tutte le volte in cui sei stato buono. Ti esce difficile? Non vuoi migliorarti perché vuoi tenerti i soldi in tasca? Male, i soldi vanno spesi, specie per cose corrette, per un investimento sulla tua persona, perché tutto quello che immetti come potenza, come investimento, come abilità, come skills, te lo ritrovi tra 5-10 anni. E come stai vedendo, tutto quello che non metti dentro non te lo ritrovi tra 5-10 anni. Quindi a 20, 30, 35, 40 anni vorresti, spero per te, avere delle abilità, cazzo, per socializzare, per sedurre, per imparare a fare cose, ok? Imparare a fare cose. Quando ti riesce difficile, pensa a tutte le volte in cui sei stato buono. Io sono uno che faceva le poesie, come vi dico sempre alle ragazze, scriveva le poesie. Poi ad un certo punto, quando ho iniziato a switchare questa mentalità, ho capito e mi sono detto, ok, tutte le volte che volevo fare il bravo ragazzo, perché l'indole era quella, ma bravo ragazzo coglioncello, mi sono detto, ok, però tutte le volte che sono stato buono, prima di questa situazione, dove sono finito? Dove sono andato tutte le volte che sono stato buono? Ho conquistato la ragazza? Tutte le volte che sei stato buono, hai conquistato la ragazza che ti piaceva? Te la sei presa la ragazza? Lei ti ha dato la sua vagina? Siete usciti? L'hai conquistata? No, cosa è successo? X, Y e Z. Se sei intelligente, capisci quello che è successo prima, le emozioni che hai avuto, e quindi cosa fai? Provi a cambiare i concetti, provi a cambiare i fili, cambi i bottoni, provi un qualcosa di nuovo. Quindi pensa a tutte le volte che ti sei trovato marcio e tutte le volte che sei stato troppo buono con le altre ragazze, e quindi cambia la tua prospettiva.